sono degli allenamenti durissimi, ti dico, tu sei tutto. Ho imparato tante cose che non sapevo, tante cose, e è stata una bella esperienza. Quando è finito, praticamente andai tutti i giorni a ballare in discoteca perché Non ne volevo più sapere niente di bello quando è morì. Ah sì? finita. Anzi, hai avuto una reazione di questo tipo? Beh, ero talmente stanca che Però insomma è stata una bella esperienza, non è che no, arrivi. guarda, l'unica cosa che non vorrei mai lasciare nella vita è il tango, perché il tango, che è il mio ballo preferito, delirio, appena riprendiamo le nostre vite in mano, se magari un corso di tango, quello piacerebbe farlo, perché no? Agenzia delle entrate chiude, stoppa tutti i pagamenti. Oh, questa è una bella notizia! Bordelli chiusi per tutto il periodo dell'emergenza, capito? Questa è una gran bella notizia, Pascal, dilla a tutti perché saranno ben felici di sentire queste parole. Sì, infatti, no, adesso poi c'è il nuovo modulo da stampare e portare in giro se uno deve andare a fare la spesa o quant'altro, in cui si dichiara anche qui si gioca con la vita della gente, quindi non è che si può andare in giro se uno ha minimamente detto. Purtroppo oggi abbiamo sentito che si è ammalato Piero Chiambretti e siamo veramente molto dispiaciuti, anche la sua mamma. Poi abbiamo parlato di Selva, insomma, è guarito, diciamo che in certo qual modo sta meglio, sono usciti dal ricovero in Australia. Tom Hanks e Rita Wilson, sua moglie, siamo felicissimi. Insomma, ogni giorno è un bollettino di guerra, no? Uno cerca Eh di sì. magari evitare di arrivare. Una speranza positiva il fatto che guariamo, cioè perlomeno purtroppo non si hanno già delle patologie pregresse e quindi già si ha una problematica e allora è più difficile da affrontare, però a quanto pare la maggior parte dei casi stanno guarendo, sono guariti, quindi questo ci rincuora tutti quanti profondamente. Certo. Senti, Manuela, che donna di casa sei tu? Scusa, insomma. Guarda, preferisco cucinare piuttosto che fare le pulizie, però adoro stirare Però ti come tocca, cosa, no? vabbè ogni tanto sì, ci tocca, certo, e adoro però stirare, non so perché mi rilassa, quindi stirare mi è sempre piaciuto da quando ero piccolina, con il ferro da stiro, quello da bambina, mi è rimasta questa cosa dentro per fortuna, e quindi sono una mediocre donna di casa, dai, alla fine mi arrangio bene. E si può sempre migliorare, ma scatti tutto. Insomma, sei diventata una ballerina, adesso poi insomma puoi fare. Vuoi che non riesca a fare due pulizie dentro casa? Insomma, complicata anche lì, Chiambretti, visto? A Torino, il povero Chiambretti, mannaggia, guarda. Senti, cosa sai cucinare meglio? Lorenz dice che c'è un'amica di una sua amica che è stata contagiata dal coronavirus. E io faccio i miei auguri di pronta guarigione. Sicuramente sarà in ospedale. Ma abbiamo dei medici, degli infermieri. Ringrazio anche oggi, ti ringrazio veramente tutti i giorni perché sono
missione di pace dove ci sono i soldati italiani. I soldati italiani? Dico, siamo andati in giro, ne so, in Medio Oriente, no? Dove sono tante missioni di pace con i soldati e ogni tanto ci va un artista a portare. No, io sono andata in villaggi in Kenya dove ci sono questi bambini in grande difficoltà, bambini analfabeti che vivono in condizioni abbastanza disastrose. E ho avuto la possibilità di fare questa esperienza che ti dico, Pascal, non per essere retorica o per dire sempre le stesse parole, però è un'esperienza che ti rimane dentro, ma veramente. Vedere da vicino, a contatto, questi bambini, piccoli anche, piccoli, grandi comunque, erano di tutte le età, che non hanno niente da mangiare, ma con il sorriso stampato sul viso, lì secondo me capisci tante cose della vita. È stata un'esperienza stupenda. Grande Vincenzo, che a cui auguriamo veramente un forte in bocca al lupo per una missione che sarà importantissima per rilanciare ancora di più.